ringrazio intanto la nostra azienda sanitaria locale, il direttore Colacicco, che insomma, è qui con noi perché si sta impegnando con tutta l'azienda a valere sui fondi PNRR in un grande momento di riqualificazione per tutto il quartiere. È chiaro che questa casa di comunità, oltre a potenziare il presidio medico, devo dire anche sociale, in questo quartiere, contribuirà alla rigenerazione che abbiamo programmato per Paolo VI e che a valere sui prossimi mesi, insomma, tra il bando PINQ e le strade che dobbiamo riqualificare, darà dei segnali tangibili. È evidente che, insomma, tra tutti i grandi programmi che stiamo lanciando in questi anni, e credo che stia facendo lo stesso anche l'ASL a partire dal progetto del San Cataldo, ci stiamo occupando anche di recuperare tanti attrattori, tanti beni, tanti immobili che erano in uno stato di degrado in questa città prima ancora di consumare nuovo suolo per i progetti che abbiamo in cantiere. E quindi, insomma, c'è una duplice finalità che ci lascia molto, molto positivi, molto soddisfatti rispetto a questa operazione, perché, come dicevo, oltre al nuovo presidio che sicuramente restituirà una maggiore prossimità, una maggiore attenzione, specie alle famiglie più fragili, alle persone più esposte di questo quartiere, che è un grande quartiere, c'è anche questo aspetto di riqualificazione di patrimonio esistente che per troppo tempo in questa città era stato abbandonato. Quindi, insomma, un'operazione di duplice valenza dalla prospettiva del comunitario. È proprio il caso di dirlo che da una criticità a un'opportunità di rilancio nell'ottica dell'integrazione dei servizi sociosanitari, dai servizi che voi avete trasmesso rispetto a quello che erano dei problemi di sicurezza rispetto a questo stabile, è nata l'idea di poterlo candidare a progetto PNRR che, come diceva giustamente il sindaco Melucci, alla misura 6 fa riferimento alle cure di prossimità e comunque a strutture che devono essere vicino ai quartieri, all'interno dei quartieri, si devono integrare con i quartieri. Questa è una struttura che nel momento in cui sarà finanziata e quindi avvieremo un progetto, cominceremo con l'ascolto dei medici di medicina generale, le associazioni del territorio per farle una casa di comunità. Che cos'è una casa di comunità? Con una centrale operativa territoriale all'interno. E adesso c'è la possibilità, ci sono gli istituti contrattuali per mettere insieme i medici di medicina generale. Ecco perché ci rivolgeremo prima a loro, che devono erogare prestazioni 7 giorni su 7 e insieme alla continuità assistenziale, la cosiddetta guardia medica H24. Quindi i medici di base, gli specialisti ambulatoriali, la centrale operativa territoriale con un control room per quanto riguarda la possibilità di coinvolgere tutte le discipline specialistiche ospedaliere nella gestione dei pazienti cronici. Facciamo riferimento alle 4 patologie da direttiva del Ministero che sono l'ipertensione, il diabete, la BPCO, i problemi polmonari e lo scompenso cardiaco. Rispetto a queste patologie, sicuramente in queste strutture di prossimità andremo a prendere in carico i cittadini, quindi una porta unica di accesso, una UVM, unità di valutazione multidimensionale per l'assistenza domiciliare programmata e quindi i cosiddetti progetti individuali di assistenza. Questi sono i momenti di connessione tra l'ASL e i servizi sociali del comune. Naturalmente dobbiamo ringraziare anche le opere pie, l'amministratore Basile che ha dato la disponibilità totale, e il nostro impegno nell'ambito del finanziamento è anche quello di restituire a questa comunità la chiesetta che è alle spalle di questa struttura, che sicuramente continuerà ad essere punto di riferimento per i bambini e per i cittadini. Quindi un momento di grande integrazione, di attenzione e soprattutto l'opportunità di utilizzare risorse comunitarie in maniera in linea con quelle che sono le esigenze del territorio e le direttive europee.